Amici di Spicchi Mantovani, siamo qui da San Martino di Lupari, alla fine della partita fra Mantova Agricoltura e San Martino di Lupari, purtroppo con la sconfitta ancora di San Giorgio per 74 a 68. Siamo qui con coach Stefano Botticelli. Possiamo dire maledetto primo quarto? Ho dato le parole di bocca, decisamente. Comunque siamo arrivati a un minuto e mezzo alla fine, sotto di tre, con palla in mano, con il tiro anche per il pareggio, però abbiamo beccato quei 15 punti che ci siamo portati per tre quarti, ci è costata fatica a recuperarli. Se fossimo partiti un pelino meglio, magari staremmo a parlare di un altro risultato adesso. Stefano, comunque penso che oggi appunto lasciamo stare il primo quarto. Forse hai ritrovato la tua squadra e possiamo dire che al di là della prova monster di Giulia Monica con 35 punti e 8 bombe, ma tutta la difesa, si è visto la squadra difendere, logico certe amnesie ma dovute forse più alla stanchezza e forse magari il periodo buio può essere passato anche questo. Ma questo ce l'auguriamo decisamente, contento di come dell'attitudine messa in campo, della voglia che hanno avuto le ragazze. Di giocare, di sbattersi fino all'ultimo secondo, come abbiamo dimostrato, di lottare veramente fino all'ultimo secondo quando c'è stato l'ultimo fallo. Quella è stata veramente una squadra che ci ha messo fuori, ci ha messo dove non arrivavi più con le gambe, si è andata con la testa, decisamente. Se andiamo a cercare qualche sbavatura, forse avete permesso a in certi momenti, anche se c'è stata una difesa arcigna, si è visto ancora certe giocatrici entrare nella vostra area con un coltello nel burro e questo forse al di là del primo quarto che si è visto più, se avete riuscito a portare fino alla fine e quindi pagate dazio anche per questo. Certo, comunque parliamo di ragazze, la Pasa, la gente che gioca oltre 20 minuti a uno, quindi lì si vede la differenza comunque a livello di atletica, di atletismo, che hanno le ragazze della categoria superiore, però come vi ripeto siamo state brave nel metterci in voglia fino all'ultimo secondo, è stata qualcosa di impagabile. Stefano, io ti ringrazio e quindi ci vediamo all'appuntamento sabato prossimo con Carugatti in casa, sperando di ripetere il secondo, il terzo, il quarto qui e magari portare a casa una vittoria. Ce l'auguriamo tutti quanti, grazie. Ciao a tutti gli amici di Spicchi. Amici di Spicchi Mantovani, abbiamo qui una delle protagoniste della partita, Giulia Monica. Giulia, come ho detto con Coach Botticelli, maledetto primo quarto. Purtroppo sì. Diciamo che abbiamo avuto qualche difficoltà in difesa all'inizio, abbiamo preso subito 10 più punti di stacco e quelli diciamo che ce li siamo portati quasi fino alla fine e non siamo riusciti a segnare per il pareggio. Peccato. Diciamo, al di là di questo, al di là della squadra ritrovata, perché comunque questa sera si può dire che la squadra ritrovata, si può sperare che forse il periodo buio sia finito, si è ritrovata anche una grandissima Giulia Monica. Sì, diciamo che è andato tutto bene, siamo riusciti a recuperare e io ho avuto la possibilità di tirare grazie ai miei compagni che mi hanno trovato con buoni passaggi libera. Però sì, il lavoro di squadra ci ha pagato, ci ha portato fino a quasi il tiro del pareggio, quasi per giocarci la vittoria, insomma. Giulia, 35 punti con 8 bombe, a memoria ti ricordi di aver fatto ancora questi livelli qua, non diciamo livelli giovanili, livelli di Serie A2, Serie B, la partita nostra, così come stasera? Diciamo le finali dei playoff l'anno scorso sono state cariche come stasera, però insomma, speriamo di andare avanti così con la squadra e giocarci insomma qualche vittoria in più. Senz'altro con il secondo e il terzo quarto questa sera si può recriminare però acqua passata, non immagino più e forse qualche punto più in classifica si potrebbe senz'altro avere. Sì, beh, sicuramente adesso guardiamo avanti, pensiamo alla prossima partita e fare il meglio e piano piano insomma, dire la nostra in questo campionato secondo me possiamo decisamente fare di più di quello che abbiamo fatto finora. Ho sentito prima un certo Matteo Cassinerio, mi ha detto che forse se prendesti anche loro, sì, quindi puoi partire per San Severo. Magari. Grazie a tutti, grazie Giulio e a te alla prossima. Grazie, ciao.